Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo del range vocale e della estensione vocale. Scopriamo insieme a che categoria appartieni. Cantare in libertà. Ognuno di noi ha una propria estensione vocale, cioè dalla nota più bassa che riesce a prendere fino alla nota più acuta che riesce a raggiungere. Questo dipende dalle corde vocali, da quanto sono spesse, da quanto sono lunghe o più piccole, e quindi dalle nostre cavità, eccetera. Quindi ognuno ha la propria estensione vocale. Ovviamente a parte i bambini che hanno le voci bianche, queste voci, queste estensioni si dividono in tre categorie per i maschietti e tre categorie per le femminucce. Quindi avremo, partendo dalla più bassa, i bassi, appunto, baritono e tenore, questo per gli uomini. Per le donne invece avremo contralto, la voce più bassa delle donne, poi mezzo soprano e soprano. Naturalmente la classificazione delle voci è fatta soprattutto per chi canta la lirica, cioè i cantanti lirici hanno ben specifico un proprio repertorio da cantare in base alla propria categoria di appartenenza, se vogliamo dire così. Mentre nella musica leggera, grazie anche agli apporti tecnologici, ai microfoni e quant'altro, ognuno può cantare note, anche se sono un po' più deboli, che non si sentirebbero senza microfono, le può comunque cantare e raggiungere facilmente. Quindi se sei un cantante pop e canti la musica leggera, magari prova a vedere qual è la nota più bassa che riesci a raggiungere usando un pianoforte, una chitarra, quello che puoi usare, anche se è leggera, tipo perché poi con il microfono questa voce si può amplificare, e poi prova piano piano, prova ad andare un po' più in alto, anche utilizzando questo falsetto, per capire un po' tutte le note che puoi utilizzare. Ovviamente nel canto pop il falsetto è molto usato, quindi va bene. Poi prova a fare la stessa cosa con la voce piena, però magari se puoi farti aiutare da un insegnante di canto è sempre meglio, in modo che eviti di sforzare la voce. E quindi prova a vedere da che nota parti e a che nota arrivi, e capirai più o meno in quale range vocale ti trovi e in che voce ti rispecchi, non lo so. Ricordiamoci che non è che se una persona ha una voce altissima è sinonimo di saper cantare, quindi ognuno la può utilizzare al meglio in qualsiasi range vocale si trovi. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e, se non l'hai ancora fatto, ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà, e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.